Eichmann recentemente ha raccontato di nuovo l'episodio storico di allora. Io l'ho visto su una rivista un mese o due fa, e ha raccontato che lui la sera era andato a casa dal laboratorio, al mattino stava facendo un esperimento di elettrolisi, quindi un esperimento abbastanza comune in chimica. Al mattino è tornato e non ha trovato più il suo apparato sperimentale. Si è guardato in giro, ha visto un buco nel soffitto, era volato al piano di sopra. E allora a questo punto lui dice: ho capito che doveva essere stato un fenomeno nucleare. Io su questo punto ho delle critiche da fare, perché è come se gli esperimenti di chimica non esplodessero mai, che lui era un chimico, no? Comunque, vabbè, lui pensò che fosse nucleare e allora pensò di aver trovato una reazione nucleare. E siccome gli ingredienti, lui usava il palladio come metallo, poi usava dei composti in cui al posto dell'idrogeno ci aveva messo il deuterio. Il deuterio è un idrogeno pesante, cioè un idrogeno di massa doppia. Allora pensò che il fenomeno fosse palladio-deuterio e annunciò questa cosa in una conferenza stampa. Fu imitato da molti, anche in Italia, molti gruppi, che per 20 anni hanno continuato a ripetere gli esperimenti in elettrolisi di questo tipo, non hanno mai ottenuto nessun risultato, solo piccoli effetti che sono fluttuazioni. Io, all'ultimo laureando che ho avuto prima di andare in pensione, gli ho fatto fare una tesi cercando i risultati in questo campo e ho potuto verificare che è così. Nessuno ha mai ottenuto risultati, se non piccoli effetti che sono fluttuazioni poi, no? Questo, diciamo, è la linea portante di questa, dei seguaci di Flashman. Invece, per quanto mi riguarda, 2 o 3 anni dopo questa scoperta, io mi trovavo a un congresso a Trento, ero in compagnia di 2 amici, uno di Cagliari e uno di Siena, si chiamano Abel e Piantelli, e Piantelli ci raccontò che aveva visto dei fenomeni simili con l'idrogeno. E allora, discutendo, decidemmo di riprovare insieme questi effetti e ci mettemmo a lavorare tutti e tre a Siena, perché a Siena Piantelli aveva anche notevoli aiuti. L'allora rettore era Berlinguer, quello che adesso è al Parlamento europeo, no? Che l'ha aiutato molto, l'ha sostenuto. Quindi abbiamo fatto i primi esperimenti e abbiamo visto dei primi effetti. E quindi le linee sono andate avanti in parallelo. Da una parte quelli del deuterio e del palladio, che non hanno mai ottenuto nulla. Sono tanti e credono di essere quelli che hanno i risultati. Noi con l'idrogeno e il nickel, quindi sono cose simili, abbiamo solo cambiato, abbiamo a un certo punto ottenuto dei piccoli effetti, non importanti. Per esempio, avevamo costruito degli apparati, davamo una certa energia all'apparato, e alla fine il sistema era elettrica, l'energia d'ingresso, dava fuori un'energia termica doppia, quindi avevamo raddoppiato l'energia. Però se poi l'energia termica si riconvertiva in elettrica, ritornavamo al punto di partenza, quindi era un gioco, non era un sistema. Ma questo risultato noi l'abbiamo ottenuto a Siena e con anche degli effetti fisici li abbiamo pubblicati, eccetera. Poi a un certo punto, in particolare io ho rischiato di morire per un tumore, mi è andata bene, ho trovato il medico bravo che mi ha salvato la vita e quindi sono andato in pensione, ho smesso di lavorare, di lavorare come docente ovviamente, però ho continuato per un po', ho smesso, finché a un certo punto Rossi mi ha cercato. Rossi si era messo in testa di usare la fusione, si chiama fusione fredda questo processo, è stato i fusionisti caldi, quelli che dovrebbero fare la fusione ad alta temperatura e finora non ci sono ancora arrivati.
gli hanno appioppato il nomignolo di fusione fredda, no? un po' di disprezzo chiaramente. E quindi diciamo Rossi si era messo in mente di occuparsi di questo, ha chiesto informazioni in giro, fino a che un collega di Bologna, che aveva scritto una relazione sulla fusione fredda, ha telefonato a questo, gli ha chiesto chi era il massimo esperto in Italia, lui gli ha fatto il mio nome, perché lui sapeva che io ero andato avanti. Allora Rossi mi ha telefonato, mi ha detto che era interessato a questo, ci siamo incontrati, abbiamo discusso insieme le cose, io ho verificato che lui aveva delle idee innovative, per esempio aveva subito pensato alla polvere, perché la polvere aumenta le superfici e quindi aumenta l'idrogeno che entra nel metallo, no? E ci siamo messi d'accordo e abbiamo cominciato a fare esperimenti. Questo è avvenuto circa 3 anni fa, 2 anni e mezzo, 3 anni fa. Li abbiamo fatti a Bondeno, dove lui aveva un'officina, un'impresa, e quindi facendo questi esperimenti abbiamo ottenuto i primi risultati importanti, che sono poi quelli che hanno portato al risultato di adesso. E quindi diciamo è stato una fortuna per me incontrare Rossi e forse per Rossi incontrare me, perché io gli ho detto subito: dobbiamo stare attenti ai neutroni, perché i neutroni sono pericolosi, quindi compra subito misuratori di neutroni, non lavorare mai senza di questi, perché se escono i neutroni sei rovinato, sei morto. E lui mi ha dato retto su questo. Non ci sono neutroni, questa è una fortuna, perché essendo un fenomeno nucleare uno se li aspetta i neutroni. Per fortuna non ci sono, perché il nickel è un nucleo che ha una buca non molto profonda. Se fosse abbastanza profonda, se fosse meno profonda ci sarebbero anche i neutroni, perché negli esperimenti di Siena io una volta abbiamo trovato i neutroni e li abbiamo misurati, ma c'erano dei materiali diversi dal nickel, e quindi l'esperimento è nickel più idrogeno, quindi si tratta di una cosa molto semplice, il nickel. Quindi non ha neanche a che fare con la nostra idea di nucleare, nel senso raggi gamma, quel pericolo lì, quella cosa lì che... I raggi gamma un pochino ci sono, sì adesso arrivo a spiegare come ci sono i gamma, no? Però i gamma si schermano con il piombo, quindi non ci sono neutroni, cosa importantissima, perché poi ci si difende anche dai neutroni, ma ci vuole il boro, ci vuole l'acqua, ci vuole un volume, mentre dai gamma si usa il piombo, e poi non sono gamma di alta energia, quindi si schermano facilmente. Ecco, dopodiché abbiamo cominciato a costruire i primi apparati, molto semplici, un contenitore con dentro un cilindro, una vaschetta in cui uno ci mette il nickel, che è il componente che abbiamo utilizzato, ma poi abbiamo fatto anche esperimenti con altri metalli, abbiamo fatto un sacco di cose, l'idrogeno si può ovviamente o prenderlo dalle bombole o si può anche fare per elettrolisi a seconda delle applicazioni, si scalda il sistema con una resistenza, una corrente, e a un certo punto il sistema si mette a produrre energia. Quindi l'energia che esce è maggiore di quella che si dà all'ingresso. C'è una differenza, quella d'ingresso è elettrica, quella di uscita è termica, quindi meno pregiata. Però se uno può scaldare è quello che serve. Bisogna riconvertirla, si perde un fattore 2, certo. Ma si può fare anche quello. Ecco. E allora questi esperimenti ci hanno portato a trovare... con i primi apparati un guadagno di 200 volte fra l'energia di uscita e l'energia di entrata, quindi si metteva energia nel sistema misurata, si faceva bollire l'acqua nei primi esperimenti, si misurava si faceva bollire e buttavamo fuori il vapore, si prendeva acqua dall'acquedotto, e quindi misurando semplicemente con un misuratore elettrico l'energia di ingresso e poi con un contatore dell'acqua, l'acqua usata, si poteva calcolare l'energia prodotta, e quindi siamo arrivati
con esperimenti in cui l'energia prodotta è dell'ordine di 200 volte l'energia immessa, che è un fattore notevole. L'unico punto debole è che è termica. Se uno la vuole ricondurre elettrica, deve dividere per 2, però vabbè, c'è sempre un fattore 100. E allora abbiamo sperimentato per mesi a Bondeno con apparati diversi, e poi Rossi lavora anche negli Stati Uniti, quindi anche negli Stati Uniti ha fatto esperimenti di questo tipo, li ha fatti sia col Naval Research, sia col Dipartimento dell'Energia, c'ha un'impresa negli Stati Uniti, quindi diciamo ha allargato il giro, fino ad arrivare alle dimostrazioni recenti, quella del 14 gennaio che abbiamo fatto a Bologna, ne abbiamo fatta una anche giorni fa, in cui diciamo si fa vedere quello che succede e si può invitare il pubblico. Ora, la reazione del pubblico non è delle migliori. In questo caso, il 14 gennaio, molti del pubblico erano docenti di questo istituto, che sono anche invidiosetti, perché questi fenomeni non esistono. Cioè, la fisica ufficiale, anch'io ne faccio parte, ma io sono un'idea diversa, io li conosco questi fenomeni, ma se uno prende soprattutto i teorici, la fisica dice che queste cose non ci sono, non è possibile, non ci possono essere perché avvengono nelle stelle, ed è vero, e noi non abbiamo le temperature delle stelle, ma noi abbiamo i dati sperimentali, la produciamo l'energia, quindi non è così pacifica la situazione, non mi attaccano, anche perché forse se mi attaccano io rispondo per le rime, insomma, io non vado a disturbarli, ma io credo che, non conosco l'opinione delle singole persone, ma scommetterei su chi non ci crede, insomma, no? Allora, se uno prende i fisici teorici, io sono un fisico sperimentale, non sono un fisico teorico, fisici teorici che credono di sapere tutto, dicono che queste cose succedono nelle stelle, quindi non possono succedere a 100-200 gradi. Dicono questo, non me lo dicono, ma lo so che lo penso. Come vengono fuori gamma? Allora, a un certo punto noi abbiamo scritto un articolo, io e Rossi, che si trova sul Journal of Nuclear Physics, perché io l'avevo mandato in realtà a Arkiv, che è una rivista di facile accettazione, accettano tutto. Non me l'hanno accettato. Perché non me l'hanno accettato? Perché io gli ero un eretico, dicevo delle cose che non possono esistere, no? E mi hanno detto che non era scritto così, che non si scrivono così gli articoli, e loro non sanno che in mezzo a questo marasma io ho una lettera del Physical Review, che è la rivista più importante, che non solo mi ha accettato anni fa uno degli ultimi articoli, ma mi ha scritto che i revisori li invitavano ad accettare un articolo così elegante, mi facevano pure i complimenti. Questi mi dicono che non so scrivere gli articoli. E allora Rossi cosa ha fatto? Benissimo, ci facciamo un sito noi e lo mettiamo in rete. Lui tra l'altro non vuole che io non lo racconti questo, non so perché non voglia che lo racconti. In questo articolo noi diamo anche una spiegazione del fenomeno. Succede la cosa seguente. Lì nel contenitore ci sono il nichel e l'idrogeno e poi noi scaldiamo il sistema. Quindi diciamo i nuclei di idrogeno, che sono i protoni, si muovono in questo sistema. E questi protoni possono arrivare a contatto col nichel, con l'atomo, e penetrare nell'atomo e penetrare anche nel nucleo. Qui il problema si fa difficile. Come fanno a penetrare nel nucleo? Perché la forza che si oppone è enorme. A questa risposta io non ce l'ho. Però sta di fatto che succede. Lo vediamo da quello che succede dopo. Cioè, l'interpretazione è che si penetrano. Ci sono poi... A questa rivista sono poi arrivati dei contributi di altri che interpretano i fenomeni, danno spiegazioni, eccetera. Allora, come il protone entra nel nucleo di nichel, il nichel diventa rame, perché è cambiato tutto. Diventa rame in uno stato di energia eccitato, non nello stato fondamentale. E quindi, diciamo, c'è una specie di ebollizione del nucleo, e a questo punto il nucleo disseccita attraverso decadimenti da livelli eccitati
verso lo stato fondamentale, in cui vengono emessi raggi gamma di una certa energia, dipende dai livelli, questi ancora non li abbiamo misurati bene. Allora, se il gamma è emesso in questa direzione, il nickel va nella direzione opposta, come il cannone quando spara un colpo retrocede, no? E quindi il nickel cede energia al mezzo, e il gamma pure, cioè il gamma quando interagisce dà la sua energia, ma il nickel la dà vicino, nelle sue vicinanze, perché non fa molto percorso. E quindi l'energia che è in eccesso del RAM, l'energia in eccesso del rame viene distribuita al mezzo, quindi il mezzo aumenta la sua temperatura e questa facilita problemi successivi, per cui una volta che il processo è innescato prosegue in questo modo, e quello che succede è che il nickel si trasforma in rame. Infatti noi abbiamo analizzato il materiale dopo che aveva funzionato per un lungo periodo e ci abbiamo trovato il rame. Siamo andati a Padova, dove hanno uno strumento adeguato, abbiamo trovato il rame. Il rame ha due isotopi. Il rapporto tra questi due isotopi non è nella concentrazione naturale, quindi non è rame porcheria che c'è aggiunto, l'abbiamo prodotto noi in questo modo. Quindi abbiamo prodotto l'energia, abbiamo prodotto il rame e quindi siamo arrivati a... La reazione è controllabile, cioè quando viene interrotta l'emissione di energia esterna si interrompe anche la reazione? No, da un certo punto in poi va da solo il sistema. Cioè il problema è farlo partire. Innescarlo, ma una volta che si è innescato può anche funzionare da solo, possiamo ridurgli l'energia, l'importante è che ci abbia una certa quantità di energia, perché ogni fenomeno produce energia termica, quindi scalda localmente il sistema e funziona in questo modo. Abbiamo funzionato in un caso per più mesi e abbiamo scaldato gli uffici di Rossi in questo modo. Ci sono due possibilità in questo metodo: quello casalingo, che è un oggetto di queste dimensioni proprio fisicamente, sta tra le due mie mani messe così, che uno lo mette attaccato al posto dove c'è per esempio il riscaldamento a gas, sì. Ci mette questo, non usa più il gas perché non serve più, usa questo e questo funziona per mesi. E poi come si fa a spegnerlo quando fa caldo? Quando fa caldo, come si fa a spegnerlo dopo? A un certo punto in passato io, siccome quello continuava ad andare, cominciavo a pensare a una martellata. Gli diamo una martellata. Beh, gli si toglie. C'è una, l'ultima applicazione c'ha il nickel dentro e poi l'idrogeno fornito per elettrolisi, in modo tale, perché in un'abitazione non si può mettere la bombola dell'idrogeno, certo. Noi usavamo, è pericolosa, quindi si faceva dall'acqua per elettrolisi. Allora questo continuava a funzionare, io dicevo, pensavo fra me bisognerà dargli una martellata per fermarlo, no? Finché Rossi un giorno mi disse: l'ho fermato, come hai fatto? E dice: ho tolto la corrente all'elettrolisi, no? Giustamente. Quindi basta alimentare l'elettrolisi per i fatti suoi, uno chiude la corrente lì, una volta finito l'idrogeno si ferma da solo. Quindi in questo caso le prove essenziali le abbiamo già fatte, perché l'oggetto funziona per mesi, non c'è radioattività perché ci si mette il piombo chiaramente e abbiamo fatto le misure ovviamente. Abbiamo misurato anche l'acqua che scorreva dentro, che dove c'è la stessa radioattività dell'acqua dell'acquedotto, quindi non ci sono fenomeni radioattivi, e quindi diciamo chiaro uno deve superare tutte queste prove, dopodiché l'oggetto esiste già. È chiaro che nel nostro caso la storia è finita qui, perché a noi serviva la fase sperimentale di dimostrare le caratteristiche, non siamo andati oltre, ma la parte successiva sta cominciando ora. Perché in questo momento in Grecia li stanno già costruendo. Per esempio il problema della Grecia è nato perché il professor Stremmenos, che è stato professore a Bologna,
con cui ci conosciamo da anni, perché anche lui lavorava nel campo della fusione fredda, dal punto di vista più chimico, quando ha saputo di questi miei risultati, nostri risultati, si è interessato moltissimo e quindi l'ho messo in contatto, si è stabilito un contatto con Rossi, e siccome lui è stato ambasciatore della Grecia in Italia e conosce tutto il vertice greco, quindi non ha difficoltà a parlare col governo, si è mosso per portare l'attività in Grecia, quindi diciamo hanno fatto un contratto, io non conosco poi i dettagli, ma per lui è stato facile convincere il presidente greco e il ministro, insomma, a stabilire questo contratto, per cui la Grecia ha un contratto con Rossi e può costruire questi oggetti, non so con che limiti, non conosco i dettagli, no? Cioè, avevo capito da quell'incontro che c'era una sorta di protocollo, di intesa. C'è un accordo fra Rossi e l'università, tra l'altro ho incontrato anche il rettore, perché Rossi finanzia delle ricerche su questo campo che verranno svolte qui al Dipartimento di Fisica. Esatto. E quindi ci sarà un contratto. C'è già un rapporto, insomma, no? Anche il rettore in qualche modo lo conosce, perché abbiamo avuto la visita di due professori svedesi nei giorni scorsi. Sì, quali sono stati, diciamo... Facevano riferimento a lei, a Levi... Sì, a Rossi, sono stati ospiti di Rossi e hanno visto funzionare, è stato fatto un esperimento per loro, e l'hanno visto loro, hanno dato anche dei suggerimenti e cose del genere. Posso chiedere una cosa? Adesso lei probabilmente non mi può rispondere perché è un segreto industriale, però anche Rossi accennava che è vero, tutto vero, no? C'è il nickel, c'è l'idrogeno, l'emissione di energia, benissimo, però anche alla presentazione del 14 aveva detto certo, con gli strumenti potete arrivare fino a un certo punto perché, come dire, c'è qualcosa che non si può dire. Ora, magari sono leggende metropolitane, le prendo un po' come... Però ho sentito delle persone, ho letto delle cose in rete, che parlavano all'interno dei vari componenti, no, di quantità di uranio naturale, no? Sono leggende metropolitane, si stanno diffondendo in rete. Hanno preso questo racconto come un modo per nascondere l'esistenza dell'uranio. Non c'è uranio. No, c'è un composto che io non conosco, non voglio conoscere, che ha lo scopo di... Adesso me lo sono pure dimenticato. Sì, di facilitare la reazione, insomma, no? La famosa polvere a cui accennava prima, C'è la polvere di nickel e poi c'è l'idrogeno e poi c'è questo composto chimico. Lì il discorso di quella prova lì venne fuori perché quando alcuni cercarono di misurare i raggi gamma, Rossi si oppose perché misurando i raggi gamma avrebbero misurato anche i gamma emessi da questo composto segreto e quindi avrebbero capito... Cosa c'era? Cosa c'era nel composto. Sì, che fa parte del brevetto, insomma, no? E lo scopo di questo composto segreto, credo di sapere che lo scopo sia quello di facilitare la formazione di idrogeno atomico rispetto all'idrogeno molecolare, perché l'idrogeno tipicamente si assesta in molecole, e però se uno ha una molecola, questa non riesce a penetrare nel nucleo. E allora, secondo me, quell'additivo serve a questo, qui. Formando l'idrogeno atomico, poi questo penetra nel nucleo. Per penetrare il nucleo. Questa è una mia interpretazione, perché non me l'ha detto Rossi, non gliel'ho chiesto. Certo, guardando i gamma uno lo può riconoscere, no, siccome sarà un composto chimico,
non sarà un elemento solo, trova i componenti. Questo ancora non è detto che gli basti, perché tanto potrebbero essere più di due, intanto potrebbero essere in proporzioni diverse. La questione è, ma se si rompe il tubo, no? Mentre sì, sta andando la macchina, ci può essere, le faccio un'obiezione proprio no, da profano, però uno dice, beh, se internamente ci sono raggi gamma che sono schermati dal piombo, se questa diciamo schermatura viene meno, ci può essere una radiazione. Sì, però secondo me, questo noi non l'abbiamo usato, in un'applicazione ci si mette esternamente un contatore di radiazione, per cui se della radiazione esce, per esempio un caso di rottura, questo conta e può dare un segnale di allarme. O interrompere, come diceva lei. O interrompere, o il si può. Catalitico, per cui sì, non viene messo. O si, un circuito che di fatto stacca tutto e interrompe, oppure si fischia, dà un segnale e uno lo interrompe a mano.